benvenuti alla trasmissione il punto parliamo come sempre di temi politici, amministrativi, tutto quello insomma eh, che giornalmente i consiglieri regionali svolgono all'interno dell'assemblea legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata e saluto Sergio De Vincenzi della lista civica André. Ricci Presidente, benvenuto e benvenuto ad Andrea Smacchi del Partito Democratico. Andrea Smacchi è presidente della prima commissione consiliare mentre Sergio De Vincenzi è vicepresidente della terza commissione. Partiamo da un argomento che ha interessato negli ultimi giorni proprio la prima commissione, l'assestamento di bilancio 2015, votato appunto in commissione la settimana scorsa e che approderà in questa settimana in Aula. Tra i vari provvedimenti, ridimensionati i finanziamenti, ad esempio sulla parità di genere, argomento che divide gli schieramenti e che vi trova comunque, mi pare, un po' sulla stessa linea, smacchi. No, guardi, intanto non è che c'è un ridimensionamento da parte dei finanziamenti, c'è soltanto una scelta eh, dal punto di vista delle priorità, mancando un mese alla fine dell'anno, trattasi di assestamento rispetto ad una legge che ancora giace in commissione, non è stata approvata e quindi si è fatta una scelta di priorità. Si è ritenuto opportuno togliere parte di quei finanziamenti destinandoli al sociale, in particolare alle famiglie, ai minori, alle persone disabili, cioè a quel settore che in questo momento, anche in conseguenza dei tagli nazionali, è comunque un settore in difficoltà e allo stesso tempo si è lasciati ad una proposta di legge. Eh, circa 50.000 euro proprio al fine di evitare che quei soldi non fossero spesi, quelle risorse non fossero impegnate dato che manca un mese e ancora eh, la proposta giace in commissione. Ciò nonostante, credo che ci possa essere una soluzione alternativa rispetto anche a quello che abbiamo fatto, ossia eventualmente se proprio quella legge Ehm, sarà votata nei prossimi giorni in commissione e poi in assemblea legislativa potremo sempre eh, prevedere eh, quella somma eh, necessaria magari prendendola dal fondo di riserva sia da un fondo che in questo momento non impegna risorse ma è destinato proprio alle emergenze dato che eh, manca poco tempo credo che questa possa essere anche una soluzione parleremo tra poco di nuovo con lei in generale di questo documento adesso su questo tema specifico Sergio De Vincenzi Beh, noi non possiamo che essere stati contenti, siamo contenti di questo spostamento di fondi eh, sia nell'ottica di quella che ricordava eh, appunto il Presidente Smacchi ma anche eh, in relazione al fatto proprio che questa legge ancora non è approdata nemmeno in Commissione, quindi eh, in terza Commissione, quindi di conseguenza i margini per questa approvazione... Eh, non crediamo proprio che ci siano, quindi sarebbe eh, diciamo un bloccare dei fondi inutili che invece riteniamo importanti siano destinati appunto alle famiglie, alle emergenze sociali che non mancano di questi tempi. Ne parleremo tra poco, di welfare chiaramente, di argomenti specifici proprio su questo, su questo tema. sbacchi un commento in generale sul... Documento che avete in, approvato in Commissione e che domattina stiamo registrando questa trasmissione, oggi è lunedì 23 novembre, domattina, cioè martedì 24, ci sarà l'Assemblea legislativa in cui andrà proprio questo piano di assestamento del bilancio 2015. Sì, è un documento importante, corposo, parliamo di aggiustamenti per circa 30 milioni di euro in cui si evidenzia ormai sempre più il ruolo della regione eh, di ausilio rispetto agli enti locali, alle agenzie eh, che sono purtroppo in grande difficoltà. Anche quest'anno mettiamo a disposizione circa 20 milioni di euro per una sorta di patto di stabilità verticali, cioè mettiamo a disposizione risorse per far sì che i comuni, le province e altri enti possano in qualche modo chiudere i loro bilanci e possono continuare a mettere a disposizione servizi. Mettiamo a disposizione circa 10 milioni di euro, ne abbiamo messo un altro in questa fase per il diritto allo studio, quindi il diritto universitario, le borse di studio, ma non soltanto per gli studenti universitari, anche per i dottorandi, cioè in un, eh, in un, in un cerchio che eh, riguarda il diritto allo studio eh, dal, 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 dalla scuola fino, fino all'università. Dico questo perché eh, in questo momento ci sono delle priorità, ci sono delle emergenze e noi cerchiamo di venire incontro a queste priorità. Vedi anche il discorso delle infrastrutture. Eh, abbiamo messo a disposizione un ulteriore milione di euro oltre ai 5 che avevamo già nel previsionale per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie delle strade. Purtroppo da alcuni anni eh, lo Stato eh, dopo aver trasferito eh, le mh, infrastrutture statali alle regioni non mette più a disposizione risorse, ma ma non si ferma qui, impedisce anche alle regioni di fare mutui per poter in qualche modo eh, fare quelle manutenzioni. E allora bisogna prendere le risorse dal bilancio corrente e questi ulteriori eh, 5 milioni di euro che mettiamo a disposizione sono essenziali perché eh, sotto gli occhi di tutti, insomma, eh, il fatto che le nostre strade hanno dei problemi seri e quindi la regione se ne fa carico anche da questo punto di vista. De Vincenzi, il suo parere, il suo commento sul documento in generale. Allora eh, bene per quanto riguarda magari lo spostamento di fondi per. Eh... Eh, come diceva il Presidente, eh, per il diritto allo studio, però eh, non possiamo non notare che alcune manovre richiedono il ricorso a mutui, eh, penso ad esempio all'acquisto eh, di strutture, di beni eh, del consorzio TNS, eh, per cui questo, da questo punto di vista... Eh, siamo abbastanza preoccupati perché in realtà andiamo a, a affrontare degli acquisti su un consorzio che, è, almeno stando al documento presente sul sito, è largamente in deficit. Quindi, non possiamo che eh, così, eh, sentirci preoccupati da questo punto di vista perché. Eh, se da un lato magari si spostano 150.000 euro, dall'altro ne impegniamo 7,5 per acquistare qualcosa che non sappiamo nemmeno come potrà essere eh, messo a frutto sostanzialmente. Quindi eh, da questo punto di vista siamo abbastanza preoccupati. Vorremmo, avremmo voluto magari che anche delle cifre un po' più importanti potessero essere destinati agli oratori che per esempio svolgono un, un lavoro importantissimo. Su quello che sarà il futuro dell'Umbria giovani, no? quindi noi riteniamo che ancora dei margini di miglioramento ci possano essere anche in Aula, quindi anche noi abbiamo ripresentato un emendamento. Vedremo se questo si, si realizzerà, ma certo, questa, queste cifre così importanti ci lasciano preoccupati. Insomma. Allora, parliamo di famiglie, parliamo di welfare, parliamo di lavoro: tutti i temi che vivendo il territorio, siete due consiglieri regionali che vivono il territorio, lei vive quello Perugino in particolar modo, Smacchi vive un territorio con molteplici difficoltà che è quello Gubino-Gualdese, no? cioè, diciamo la fascia appenninica. No? Eh, che ogni giorno devono fare i conti con una disoccupazione a livelli altissimi o comunque con cassa integrazione eh, molto, molto forte in quei territori. Allora, eh, si è fatto tutto quello che si poteva fare, si poteva fare di più, si farà di più, Smack? Sì, nel senso che nel precedente mandato purtroppo abbiamo subito in maniera forte gli effetti della crisi che ancora c'è. Eh, ma abbiamo finalmente dei segnali di ripartenza e di ripresa importanti. Ora ci giochiamo la sfida più importante che è quella della programmazione europea e dei fondi comunitari. Abbiamo a disposizione per i prossimi 5 anni 1.585 milioni di euro, di cui circa 700 ce li dà l'Unione Europea, 650 ce li mette a disposizione. Eh, lo Stato come cofinanziamento e 2,40 eh, ce li mette a disposizione la Regione eh, con una compartecipazione che già vediamo nell'assestamento e nel bilancio 2015. Eh, L'effetto leva nel precedente mandato di questi fondi è stato da 7 a 10 punti rispetto a quanto abbiamo investito, questo significa che se saremo bravi e dovremo esserlo bravi nei prossimi cinque anni. Metteremo in circolo circa 10 miliardi di risorse, sia pubbliche sia in compartecipazione. Quindi, se saremo bravi a mettere insieme questa sinergia tra pubblico e privato, essendo il PIL dell'Umbria 20 miliardi di euro. Questo significa che noi faremo salire il PIL di 10 punti nei prossimi 5 anni e questo per le zone più in difficoltà, per le zone più marginali è ossigeno puro. Quindi dovremmo essere bravi, dovremmo fare dei progetti importanti, soprattutto per le aree più in difficoltà, più marginali e da questo punto di vista infrastrutture, lavoro e sviluppo economico dovranno essere una sola cosa per la ripartenza della nostra regione. De Vincenzi, questa è l'idea, la, no? la riflessione, la posizione di, di Smacchi su questo argomento, anche questo particolarmente delicato. Secondo lei, invece, è stato fatto tutto il possibile? Si poteva fare di più? E cosa si dovrà fare, cosa proporrà alla maggioranza? Ma noi, intanto, crediamo che eh, per come sta andando la società, per tutto quello che noi osserviamo, anche pochi giorni fa ho fatto una riflessione. Eh, su, sulle tematiche sociali del dopo Parigi perché in realtà poi sono tutti aspetti molto correlati cioè il sociale, il benessere delle persone, delle famiglie allora eh, se noi non ci concentriamo eh, bene sul cercare di riportare al centro della società eh, l'istituto familiare è chiaro che noi dovremmo sempre correre appresso a tutta, una a tutta una serie di situazioni che eh, sono sotto gli occhi di tutti, cioè problemi di educazione, problemi di anziani. Eh, io non credo che i soldi che eh, saranno messi in campo saranno sufficienti per affrontare tutte le emergenze del sociale. Ma lo credo, per, credo questo perché in realtà noi andiamo sicuramente a sostenere una serie di situazioni familiari concrete. Eh, ma ricorrendo poi a quelle che sono le, eh, le realtà collaterali, cioè cooperative, associazioni, tutto, che, eh, tutto quello che è sicuramente è buono ma che purtroppo non, a, non affronta al centro le questioni, cioè la famiglia, cioè se noi non rimettiamo al centro la famiglia e riaffidiamo la famiglia tutta una serie di oneri dall'educazione all'assistenza agli anziani. Io credo, eh, ma già le stime ci dicono che non avremo molte chance di affrontare concretamente le situazioni. Allora, rimanendo ai lavori attuali più importanti che le commissioni stanno portando avanti. C'è sicuramente il piano regionale dei trasporti 2014-2024, che almeno da, da impegni presi all'interno de, della Commissione stessa dovrebbe essere approvato in questa settimana per poi andare in Aula sicuramente prima del periodo natalizio. Ecco, qual è la vostra posizione rispetto a quanto previsto in questo documento programmatico? De Vincenzi. Ah, eh, noi su alcuni punti siamo d'accordo, c'è cioè il raddoppio della eh, Spoleto-Terontola, eh, della Perugia-Terontola, ci sono eh, raddoppi eh, al contrario da Spoleto-Terni. Ma eh, siamo molto contrari invece rispetto alla fermata Mediatruria per quanto riguarda appunto le ferrovie. Quindi la previsione eh, in Toscana, in eh, provincia di Arezzo, a Rigutino dovrebbe beh, essere questa. Sì, a Rigutino, la indicazione la prima. La prima indicazione è quella. Noi abbiamo anche riformulato una proposta eh, sul Farneta che potrebbe già eh, essere più... Eh, interessante. Eh, certo, noi eh, sottolineiamo con forza il fatto che si debba dare la precedenza alla, allo scalo aeroportuale, insomma, per cui mettere in collegamento l'aeroporto di Sant'Egidio con eh, Terni e quindi Roma diventa una questione fondamentale. Così come in previsione anche eh, il proseguio verso Ancona attraverso Gualdo e Gubbio quindi sono aspetti che noi quindi vorremmo fossero Sulla variante vengiate. che propone Smacchi sul raddoppio Orte-Falconara invece di passare insomma eh, diritto da Foligno, passare per Nocera, Umbra, Gualdodino eccetera, fare questa variante per l'aeroporto, territorio Gubino esatto. poi allacciamento affossato di Vico per esatto. andare Ancora. Lei è d'accordo su questo? Su quindi? questo sì, noi siamo su questa linea. Eh, ci rendiamo anche conto che i sindaci della zona non sono particolarmente contenti di questo, però sappiamo anche che ci sono. Numerose frange della popolazione che richiedono invece un altro tipo di, di tracciato, sarà Un emendamento bipartisan, questo già lo è, quindi arriverà in aula così. Certo. Lo chiediamo certo. subito a Smacchi, poi torno da lei perché dobbiamo approfondire anche sulla FCU e anche sulla I45, sono altri argomenti molto importanti che riguardano il piano dei trasporti. Smacchi, abbastanza partecipato no, a questo emendamento dalle parti politiche. Sì, intanto l'abbiamo firmato in quattro. C'è la mia firma, quella del consigliere Biancarelli, del consigliere Ricci e del consigliere Fiorini, ma soltanto perché non l'abbiamo condiviso per ora con altri che la pensano come noi, nel senso che l'abbiamo presentato, ora inizierà la discussione in Commissione, solo per questo. Ma a parte questo io credo che il piano regionale dei trasporti eh, sarà un'opportunità e un'occasione fondamentale per l'Umbria, sempre in quell'ottica di uno sviluppo, di una ripresa. E anche in considerazione di quel progetto di macro regioni di cui si parla ormai da tempo, e che non può vedere la nostra regione esclusa oppure subire eh, dei progetti importanti come quello dell'alta velocità. Allora, su questo a prescindere da dove sarà un'eventuale fermata, Rigutino, Farneta o altro, io credo che l'Umbria deve rimanere attaccata a questo progetto. È questo il momento perché si sta rifacendo la linea nella tratta Roma-Firenze e quindi da questo punto di vista noi ci dobbiamo essere. Ma ci dobbiamo arrivare anche vivi, come io dico spesso, perché la nostra regione è comunque una regione poco servita dal punto di vista della velocità dei treni eh, anche nella tratta centrale, a prescindere dalla tratta dell'alta velocità. Quindi su questo eh, dobbiamo impegnarci rispetto anche a questa variante che abbiamo proposto, che è l'unico modo per collegare l'aeroporto al, eh, al, al ferro, eh, perché in questo momento, se lei pensa, non c'è neanche una fermata. Eh, che in qualche modo mette eh, in relazione la ferrovia con l'aeroporto. Quindi su questo dobbiamo fare un discorso serio. C'è tutta una comunità e tutto un territorio che purtroppo da anni è isolato dal punto di vista ferroviario. Io ricordo che la ferrovia Arezzo-Gubbio-Fossato fu inaugurata nel 1886. No, per farvi capire che quel territorio non è un territorio dimenticato, già allora c'era. Eh, un obiettivo nel collegare eh, quella tratta, quella che passa per Arezzo, con un territorio più marginale che poi doveva ricollegarsi con Ancone e quindi con l'Adriatico. Quindi ecco da questo punto di vista, dato che il piano riguarderà i prossimi dieci anni, io dico nel medio-lungo periodo non possiamo reinvestire anche dal punto di vista ferroviario sulla fascia appenninica. Rimaniamo sulla ferrovia, rimaniamo sulla, sulla ferrovia centrale Umbra, no? un servizio definito o anche in. In questo caso da tutti eh, importante e fondamentale per lo sviluppo dell'Umbria, c'è cioè comunque, da rivedere una organizzazione diversa per ottimizzare il servizio. Qual è il suo pensiero, Vincenzo? Beh, è chiaro che l'FCU è fondamentale per tutta l'alta valle del Tevere, ma non solo, eh, non ci dimentichiamo che appunto arriva fino a Terni e, e di conseguenza è un elemento, una spina dorsale della nostra regione. Ora, eh, francamente, nonostante i tanti intendimenti che sono espressi sul piano, non penso che allo stato attuale vedremo chissà quali grandi risultati. Questo anche perché in contemporanea ci sono interessi eh, per la gomma, quindi eh, la grossa battaglia fondamentalmente è sugli interessi che entrano in campo e sul peso del, delle varie aziende che su questa regione amministrano e realizzano in concreto i trasporti, eh, per cui francamente al di là dei grandi proclami temo francamente che non avremo presto grandi risultati sull'FCU. Eh, flash, smacchi, sull'FCU poi parliamo di, di, di infrastrutture viali e stradali. Sull'FCU da soli non ce la facciamo, quindi è chiaro che dobbiamo aprire un tavolo da subito con Ferrovie dello Stato come abbiamo fatto anche per le società di trasporto, eh, al fine di mettere a disposizione anche la potenza economica di Ferrovie dello Stato per un aiuto eh, concreto e per far sì che questo, questo binario importante che attraversa tutta l'Umbria possa essere un binario anche ad alta o media velocità, cioè in questo momento si arriva al massimo a 140 km h ed è una velocità troppo bassa rispetto alle esigenze e alle dinamiche. Se si vuole puntare bisogna quantomeno arrivare a 180 anche con locomotori capaci poi eh, di percorrere quelle, quelle rotaie. Quindi da questo punto di vista un accordo, secondo me, da subito è fondamentale tra Regione e Ferrovia dello Stato. Allora 45 rimane un tema, parlando di viabilità stradale eh, rimane un tema molto attuale, si era partiti già nella precedente legislatura con la possibilità di trasformazione in autostrada, poi tramontata eh, non tanto per la volontà dell'allora assemblea legislativa quanto per una rivisitazione no, dei finanziamenti dei progetti a livello governativo. Oggi eh, tutti d'accordo sulla, eh, sulla manutenzione, manutenzione molto più marcata, manutenzione straordinaria di questa strada importantissima e c'è anche la proposta che arriva dal Movimento 5 Stelle, ma non solo, di un pedaggiamento per eh, i mezzi pesanti, per i tir che percorrono questa strada. Diciamo che il traffico pesante è molto presente perché eh, non c'è il pedaggio, che ci sarebbe invece sull'autostrada del sole, quindi diciamo, il peggior traffico, chiamiamolo così, lo mettiamo tra virgolette, passa per questa arteria. Eh, come andrà a finire? Ma intanto guardi, stiamo iniziando a approfondire questo argomento che è stato sollevato dal Movimento 5 Stelle anche per capire effettivamente il reale flusso sia per quanto riguarda gli autoveicoli sia per quanto riguarda i mezzi pesanti eh, sulle 45. Intanto è necessario e fondamentale un intervento straordinario, ormai non possiamo più rimandare. Il governo ha messo a disposizione risorse importanti, a breve si partirà e guardi nel momento in cui si aprirà la Perugia Ancona, si parla dei prossimi mesi del 2016, nel momento in cui verrà realizzata anche la variante eh, della, della, della pian d'assino, quella che collega la città eh, di Umbertide con, con Branca. A quel punto ci saranno dei corridoi stradali importanti che potranno anche evitare in parte eh, il, il passaggio sulle 45. Perché eh, vorrei ricordare che la Perugia Ancona sarà una direttrice di fondamentale importanza a quattro corsie, tranne ancora il tratto su eh, Casa Castalda. Quindi credo che da quel punto di vista potremo avere anche una via di fuga, uno sfogo che in questo momento non c'è, perché c'è una direttrice unica se si vuole camminare. Quindi ecco da questo punto di vista intanto piano straordinario. Poi per quanto riguarda il pedaggio vedremo. Io sono uno di quelli che si sì, ritiene che per poter in qualche modo sistemare le strade è necessario il pedaggio. Vedi? In autostrada le buche non ci sono, quindi, eh, quello è, è un po' l'obiettivo. Allo stesso tempo, mettere nuove imposte è sempre un eh, problema, soprattutto in un momento del genere. De Vincenzi, che facciamo? Che Noi 45. Ne Ma, eh, è un, una proposta che ha una sua logica. Eh, temo però che andare avanti su questa strada significherebbe aprire le porte al pedaggiamento complessivo, è inutile che ce lo nascondiamo. Quindi cre crediamo, io credo personalmente, perché poi è stata una mozione firmata anche dal collega Squarta, quindi eh, su questo non ci siamo confrontati preventivamente. Ma eh, io penso che sia tutto sommato eh, un modo per aggravare la situazione degli umbri, in realtà, perché poi se il costo del pedaggio diventa in realtà competitivo eh, con quello del, dell'autostrada del sole, è chiaro che poi chi ne dovrebbe pagare di più le spese sono gli umbri per le merci che entrano, quindi eh, tolto il transito che ci può essere verso l'Adriatico ovviamente. Quindi in realtà forse potrebbe essere soltanto il tratto del Ternano che potrebbe essere interessato più che altro. Però eh, su questo io francamente sono contrario, ma credo anche che ci siano problemi di realizzazione da un punto di vista proprio normativo per un una pedagogia. Ci sono diciamo, diciamo, diversi argomenti piccari. dove non c'è una presa di posizione precisa di maggioranza, opposizione, l'altra opposizione, sono due le opposizioni, no? cioè quella del Movimento 5 Stelle e quella della coalizione centrodestra di istituzioni civiche di Claudio Ricci. Eh, diciamo che molte, molte situazioni vengono affrontate in maniera bipartisa, se così lo possiamo dire. No? C'è cioè Questa considerazione, lei diceva, Squarta ha firmato, però io non sono d'accordo, quindi altre cose vale per il partito di maggioranza. Comunque, saremo a vedere, avremo occasione di parlarne anche successivamente, abbiamo 5 minuti neanche. Eh, parliamo di macro-regioni. Prima avete inserito questo argomento. Eh, qualche giorno fa c'è stato un incontro dei tre presidenti di Umbria, Marche e Toscana, si sta cominciando a parlare di questa, eh, di questa possibilità, di questa previsione no, di mettere insieme le regioni in una riforma abbastanza importante nel momento in cui verrà fuori. Parte da lontano dalla Fondazione Agnelli questa, sì, sì. Questa, questa possibilità. Voi che ne pensate? Partiamo da De Vincenzi. Ma è chiaro che eh, vedo di buon auspicio questo incontro che c'è stato, stato ieri perché. Perché, se l'Umbria resta l'anello di cerniera fra il Tirreno e l'Adriatico, è chiaro che noi abbiamo chance eh, e, nell'interesse ovviamente complessivo, di giocare un ruolo importante. Se viceversa, come è stata proposta dal, da, dal, dalla bozza di legge, che, che, che è depositata in Parlamento, è chiaro che e quindi parliamo dell'Etruria dell sostanzialmente, Toscana, Umbria e Alto Lazio, Viterbese, noi rimarremo comunque ai margini eh, della, della regione, questo è il dato di fatto. Eh, viceversa, ecco appunto se diventiamo l'anello, diciamo la cerniera fra queste due regioni, anche eh, io penso che abbiamo grandi prospettive anche di... Sviluppare un sistema di comunicazione e di viabilità eh, di trasporti importante. Sbacchi! Ma sì, credo che sia un argomento ormai di fondamentale importanza, non possiamo non ragionarci e credo che, come dicevamo prima, la prossima programmazione europea dovrà essere anche da questo punto di vista un traguardo, un obiettivo, perché se mettiamo insieme eh, le regioni, le caratteristiche e le risorse che sono state assegnate a queste tre regioni, finalmente abbiamo anche la possibilità di incidere come le regioni più grandi in maniera pesante rispetto alla prossima programmazione. Vorrei ricordare insomma, che anche mettendo insieme la Toscana, l'Umbria e le Marche eh, raggiungiamo una popolazione eh, neanche eh, superiore ai 5 milioni. Quindi, credo che eh, da questo punto di vista dobbiamo essere ancora, eh, secondo me, eh, lucidi nel capire che piccolo ormai non è più sostenibile. E dico questo perché se noi poi togliamo dalla macro regione la città di Firenze, che è considerata città metropolitana e quindi vive una, una vita a sé. Eh, credo che il, il territorio e la popolazione sia una, un territorio e una popolazione minima per guardare con eh, interesse anche le sfide del futuro, che iniziano da subito: Camere di commercio, imprese, infrastrutture. Non è che dobbiamo pensare che i confini amministrativi sono confini che in questo momento ci vincolano. Possiamo da subito partire e poi, dal punto di vista della riforma istituzionale, vedremo. Insomma. Allora, eh, in un minuto e mezzo è difficile parlare di sicurezza, come è difficile parlare di giubileo ma noi ci proviamo con una riflessione flash dei nostri ospiti. Eh, vabbè, I fatti di Parigi li conosciamo tutti, le ore di ansia che si stanno vivendo eh, in Europa nel mondo eh, sono diciamo, eh, in prima pagina su ogni eh, giornale cartaceo, su ogni telegiornale, su ogni radiogiornale, su internet, ovunque insomma. E, e, ci tocca un po in sicurezza dei, dei turisti, dei cittadini in genere, l'Umbia la tocca soprattutto con Assisi. Allora eh, diciamo che qui ci sono diverse scuole di pensiero e c'è un diverso modo di affrontare queste situazioni. De Vincenzi cosa, cosa bisognerà fare? Ecco, io mi dispiace che ritorno sempre al discorso della famiglia, eh, ma se noi rimettiamo al centro la famiglia e la il vivere concretamente il territorio con tutte le varie componenti della famiglia, figli eccetera, è chiaro che diventa più facile controllare il territorio e aumentare la sicurezza. È chiaro che in un contesto di giubileo così come siamo messi è ovvio che le forze dell'ordine devono giocare il ruolo principale e individuare tutti quelli che sono eh, diciamo, i siti a rischio e eh, operare tutta una serie di controlli ad hoc. Smacchi, ma intanto la nostra regione ha fatto negli anni dell'accoglienza e della integrazione sempre un punto di fondamentale importanza. Sono d'accordo sul fatto che le famiglie debbono riprendersi un ruolo importante dopo che per un po' di tempo questo è stato allentato. Allo stesso tempo vedo che il lavoro che sta facendo dal punto di vista della sicurezza sia il prefetto di Perugia che quello di Terni, ma soprattutto il sottosegretario agli interni, Gian Piero Bocci, è un lavoro importante che mira spesso alla prevenzione ma anche alla repressione nei casi in cui ce ne fosse necessità. Vedo che dal punto di vista delle forze armate ci sarà anche un rafforzamento nei prossimi mesi proprio per venire incontro anche alle problematiche che in questo momento stiamo vivendo. Quindi ecco, direi insomma, che gli Umbri eh, possano e debbano stare tranquilli ma allo stesso tempo debbano continuare in quello spirito di accoglienza e di integrazione che ci ha contraddistinti nel mondo, non abbiamo più alcun secondo per fare altre domande. Ne avevo ancora per i nostri ospiti, lo faremo la prossima volta. Grazie a Sergio De Vincenzi della Lista Civica, Presidente, Vicepresidente della Terza Commissione, e ad Andrea Smacchi del Partito Democratico, Presidente della Prima Commissione. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana e arrivederci.